Buongiorno, siamo decisamente ancora in clima assolutamente estivo, giornate ancora caldissime, quindi la puntata che vi farò oggi sarà, diciamo, estiva, nel senso che sarà molto semplice, sarà una storiella e, senza termini tecnici, senza cose particolarmente complicate, ma racconterà la storia del mercato. Naturalmente, io voglio spiegarvi come funziona il mercato finanziario, nel senso di come si formano i prezzi. Chi decide qual è il prezzo giusto dell'oro, del frumento, del riso, del petrolio, del ferro, del rame, eccetera, eccetera. Ma naturalmente i mercati finanziari, dove c'è chi vuole comprare e c'è chi vuole vendere. Ora, nel ciclo che ho fatto sulla transizione energetica, vi spiegai come funzionava il mercato dell'energia e ha un funzionamento non totalmente, diciamo così, razionale a prima vista, ma in realtà un senso ce l'ha. O meglio, ce l'aveva soprattutto quando era stato creato, quindi lo spiego nella puntata appunto del ciclo transizione energetica a cui vi rimando, ma se vi è sembrato un po' strano quello, state a sentire questo. Allora, immaginate di andare al mercato. Volete acquistare, che ne so, delle mele perché avete fame e volete proprio mangiarle. E quindi vi avvicinate fiduciosi al banchetto di un fruttivendolo e gli chiedete se potete comprare delle mele e lui vi dice: no, 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 non ve le vendo, non ve le vendo. Vi risponde velocemente, poi vi snobba e inizia a rivolgersi al suo vicino nel senso un altro banchetto, un altro negoziante con cui inizia a contrattare e a scambiarsi casse, casse di frutta e di verdura, mele, qualsiasi altra cosa, e se le scambia. E anzi, tutti i fruttivendoli del mercato, anziché badare ai clienti, stanno semplicemente tra di loro contrattando e scambiandosi merci velocissimamente, nel giro di pochi secondi. Fanno un accordo, poi pochi secondi dopo lo rifanno e si rivolgono a un altro fruttivendolo, ma sempre tra di loro. Sono frenetici, fanno migliaia di compravendite al secondo, si scambiano quantità enormi di denaro. Ma voi siete lì con gli altri clienti al mercato, vorreste comprare la merce per mangiarla perché vi serve con utilizzo pratico. Ma non ci riuscite. Finalmente, dopo parecchio tempo, quel commerciante vi rivolge di nuovo la parola e vi racconta che le mele che lui vende ai clienti sono poche. Il grosso dei suoi affari lo fa, come vi ho appena spiegato, contrattando con gli altri fruttivendoli. E quindi il grosso degli affari lui lo fa in questa maniera e lo fa come? Beh, scommettendo sul prezzo futuro delle mele o delle altre frutta e verdura. E vi dice: se volete potete giocare anche voi, scommettete quale sarà il prezzo a cui io venderò le mele la settimana prossima. E noi a quel punto gli diciamo: ma guardi, io vorrei solo mangiarla, comprarla adesso e mangiarla e comunque. Cosa vuol dire che io devo scommettere fra una settimana quando lei stesso è la persona che poi determinerà il prezzo? Io dovrei scommettere con lei quale sarà il prezzo a cui lei venderà la frutta tra una settimana, ma mi sembra poco, poco, poco equo perché alla fine lo decide lei il prezzo. Il commerciante infastidito dice: guardi, io a me non interessa vendere le mele a voi e agli altri clienti, io faccio tanti più soldi a fare questi scambi con gli altri fruttivendoli,
Ma se volete vi propongo un'altra cosa. Dai, qui c'è una bella busta, compratela a scatola chiusa. Io non vi dico quante mele ci sono dentro, non vi dico neanche se sono sane, se sono bacate, però se volete comprate a busta chiusa e il prezzo lo decido io. E noi gli diciamo, ma come, ma che discorsi sono? Cioè io dovrei comprare, non so quanta roba c'è dentro, non so neanche se è sana o se è marcia. E lei mi vuole vendere a scatola chiusa. E questa storia si ripete giorno dopo giorno. Voi cominciate a avere davvero fame perché non riuscite a comprare da mangiare e le mele e il resto della frutta e verdura iniziano a marcire perché non vengono vendute ai consumatori finali, ma rimangono lì a essere scambiate così di proprietà. Solo la proprietà cambia vorticosamente migliaia di volte al secondo, ma le mele rimangono lì ferme. Anzi, come detto, dopo qualche giorno iniziano a marcire. Allora cosa succede? Che i negozianti, i venditori, le ortofrutte, cominciano a piangere, a lamentarsi che le mele stanno marcendo. E loro stanno per fallire. A quel punto cosa succede? Che il governo, sentite le lamentele di questi negozianti, gli manda camion e camion di nuova frutta e verdura. E quindi voi il giorno dopo arrivate, trovate i piazzali invasi da questi camion che stanno scaricando, con i banchi degli ortofrutti che hanno ancora le mele marce che sono marcite in precedenza, e in più sono arrivate le mele nuove fresche. E quindi speranzosi vi avvicinate, cercate di comprarle, ma la storia si ripete. Ma non solo, tornate a casa, aprite la cassetta delle lettere e vi è arrivata da parte del governo una lettera dicendo che, stante il momento eccezionale di crisi, hanno applicato una nuova tassa che servirà per pagare le mele che hanno regalato a questi negozianti. E queste mele le dovete pagare voi. Non solo lo dovete pagare in voi, in parte lo Stato si è indebitato con questi fruttivendoli per rifornirgli di merce, e quindi a quel punto lo Stato incomincia a stringere la cinghia sulla sanità, sulle scuole, sulle infrastrutture. Ma guai a protestare, guai! Il mercato, per definizione, è efficiente. E anzi, dovete accettare il funzionamento. E forse in questo modo un domani riuscirete finalmente ad avere le mele, la frutta, la verdura che vi servirà a sfamarvi, ma per il momento dovete avere fiducia nei mercati. Ecco, questa storiella a molti sembrerà inverosimile, a molti sembrerà un'esagerazione assolutamente pazzesca. Bene, nella prossima puntata io vi farò vedere che questa storiella è estremamente vicina alla realtà, estremamente vicina alla realtà. Vi do solo un assaggio, di quello che appunto vi farò vedere, vi farò ascoltare, scusate, e anche vedere, la prossima volta, con questo articolo di un giornale, direi molto noto, la Repubblica, quindi non è un giornale, diciamo così, rivoluzionario, non credo che si possa definire un estremista in qualsiasi modo. E in questo articolo, vedete, il titolo è già molto significativo. Vabbè, adesso abbiamo ovviamente la pubblicità che rompe le scatole. Ecco il titolo.
Finanza come i derivati si sono trasformati in una minaccia per la stabilità, i mercati delle materie prime sono il principale canale di destabilizzazione. E questo articolo è firmato dall'ingegnere Andrea Baranes, che è anche la persona che ha ideato questa storiella del mercato. Notizie che non si inventa Baranes, ma sono il risultato di una recentissima studio della Banca di Francia. E questa storiella, che sembra esagerata, è talmente vicino alla realtà che persino la Banca Mondiale da anni denuncia che le banche non fanno abbastanza credito al mondo reale, al mondo vero, artigiani, famiglie e piccole e medie imprese, preferendo lavorare tra banche, scambiarsi e fare speculazioni e fare affari tra banche e lasciando solo le briciole al mondo appunto vero, reale, agricoltori, artigiani, eccetera, eccetera. Ecco, questo è un dato che è uno dei grossissimi problemi mondiali. E ci tornerò sopra nelle prossime puntate, ma per farvi capire che l'esempio dei negozianti di ortofrutta che si scambiano la proprietà della merce tra di loro e non vendono ai clienti che sono lì fisicamente davanti alle bancarelle che hanno fame, hanno bisogno della loro merce, ecco, questo esempio non è assolutamente campato per aria. Questa storiella non è assolutamente campata per aria, ma anzi rappresenta proprio la realtà in cui, prendendo tutto il complesso del mondo finanziario, più del 90% delle compravendite, degli affari che vengono effettuati sono fini a se stessi, cioè non hanno un risultato pratico. Non è denaro che serve per coltivare un terreno, per comprare un macchinario industriale, per costruire un ospedale, delle strade. Non è denaro che serve poi a fare effettivamente qualche cosa, ma più del 90% delle operazioni sono fini a se stesse, scommesse che si aprono e si chiudono e sono fini a se stesse. Quindi nella prossima puntata parleremo appunto dei derivati, che sono uno dei principali strumenti che rendono reale questa storiella che vi ho raccontato. E quindi vi spiegherò come questa storiella è appena, diciamo così, non corrisponde alla realtà, ma al 90%. 99% è la realtà, è esattamente quello che succede nei mercati finanziari, in cui il prezzo non è determinato dall'abbondanza o meno di un bene, dalla richiesta che c'è o meno di un bene, ma da meri processi speculativi, da mere speculazioni che appunto riescono a essere così forti da imporre un prezzo che non ha nella realtà nessun senso in termini appunto di disponibilità fisica di quel prodotto e di fabbisogno di quel prodotto. Quindi vi do appuntamento alla prossima puntata in cui appunto parleremo dei derivati. E come sempre vi ricordo che chi vuole approfondire la tematica della finanza etica, che è la soluzione e basta usarla, non occorre diventare esperti di nulla perché le realtà già esistono, quindi basta semplicemente sceglierle come fornitori. Trova questo mio lunghissimo contributo nel mio blog personale Tracce. Vediamo se si vede Tracce, sì. E qui ci sono tantissime, 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 tantissime informazioni, video, riassunti di libri, indicazioni, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi chi vuole lo esorto assolutamente a leggere e a informarsi. Dopodiché, come sempre, ricordo che è
chi volesse invece leggere il resoconto dei miei 10 anni come parlamentare in Senato lo trova gratuitamente, basta che cerchi su Edizioni Ambiente, cerchi appunto questo libro che si intitola Io voglio parlare di energia. E ribadisco, è completamente gratuito e contiene tutti i documenti ufficiali, quindi quando io affermo determinate cose, ci metto il link del documento del Senato che conferma e prova che quello che sto dicendo non è solo così un'illazione, ma l'ho proprio fatto, insomma, l'ho proprio fatto, oppure non l'ho fatto e spiego il motivo per cui non l'ho fatto. Quindi grazie a tutti e arrivederci alle prossime puntate.